Cari amici del Centro Giordano Bruno, benvenuti alla nostra seconda lezione sulle preposizioni semplici. Ricordate che queste sono lezioni che noi facciamo per le persone che sono alle prime armi con la lingua italiana, persone che stanno iniziando a studiare la lingua italiana, che si trovano in un livello basico, in un livello principianti. Ok? Bene, diamo allora inizio a questa seconda lezione di preposizioni e parliamo dell'uso della preposizione di. La preposizione di si può usare come una preposizione di possesso. Quando parliamo di una relazione tra un oggetto e il suo proprietario, di solito gli oggetti hanno sempre un proprietario, quindi possiamo dire la macchina di Aldo, la casa di Lucia. Aldo è il proprietario della macchina, Lucia è la proprietaria della casa, quindi parliamo di possesso. Possiamo parlare di relazioni o rapporti tra persone. Il figlio di Renata o la fidanzata di Carlo, in questo caso, tra Renata e suo figlio esiste un rapporto, una relazione di parentela. Tra Carlo e la sua fidanzata esiste una relazione di fidanzamento, quindi relazioni, il figlio di Renata, la fidanzata di Carlo. Possiamo usare la preposizione di per parlare di misura, un gatto di 9 kg o una strada di 10 km. Sono misure che possiamo utilizzare, in questo caso la preposizione di per esprimerle. E andiamo avanti con l'uso della preposizione di. Possiamo usarla come una preposizione che esprime materia, cioè il materiale o la materia di cui è fatta una cosa. Una statua di marmo, per esempio, un tavolo di legno, una parete di cemento. E parliamo della specificazione o contenuto, quello che c'è dentro un contenitore. Diciamo una lattina di Coca-Cola o un bicchiere di vino, dentro la lattina c'è Coca-Cola, quindi è il contenuto della lattina, specifichiamo il contenuto della lattina, è un bicchiere di vino, diciamo che dentro il bicchiere c'è del vino, specifichiamo questo contenuto, quindi specificazione o contenuto, una lattina di Coca-Cola o un bicchiere di vino. Possiamo usare la preposizione di per parlare dell'età delle persone, una ragazza di 25 anni, una signora di 70 anni, per esempio, e possiamo usarla come una preposizione per un argomento specifico di cui parliamo. Per esempio, parliamo di politica, loro parlano di sport, Roberto parla di economia. Ok? Bene, un secondo uso, una seconda preposizione è la preposizione su. Di questa preposizione presenteremo due usi. Il primo uso di cui parleremo è come preposizione di luogo. Il gatto dorme su una sedia, qui usiamo la variante semplice della preposizione su, e qui invece usiamo una variante della preposizione su articolata, cioè la preposizione su più l'articolo determinativo il. Questo diventa sul. Il libro è sul tavolo. Ok? Ripeto, come preposizione di luogo. Il gatto dorme su una sedia o il libro è sul tavolo. Uso in questo contesto alcune preposizioni articolate perché sono preposizioni che in questo tipo di frasi si usano spesso e penso che sia una buona idea che le persone che stanno iniziando a studiare l'italiano si possano abituare a questo tipo di frasi. Ripeto, come preposizioni di luogo, il gatto dorme su una sedia o il libro è sul tavolo. È un secondo uso della preposizione su. È come una preposizione di argomento. Per esempio, il professore fa una ricerca sulla vita nella Roma antica. Sulla è la preposizione semplice su, più l'articolo determinativo la diventa la preposizione articolata sulla. Quindi, come argomento o preposizione di argomento, il professore fa una ricerca sulla vita nella Roma antica. Ok? Andiamo avanti con un'altra preposizione, la preposizione con. Di questa preposizione presento tre usi molto molto semplici che fanno parte degli usi che si insegnano agli studenti di italiano standard di un livello A1. Come preposizione di compagnia, per esempio, vado al mare con Patrizia o andiamo al cinema con Pietro. Ok? Preposizione che esprime modo, che si usa per esprimere modo, il modo in cui facciamo un'azione. Parla inglese con accento australiano, per esempio, o lui fa le cose con molto piacere.
Descrizione per descrivere una caratteristica, una qualità di una persona o di un oggetto, una donna con i capelli neri, una ragazza con gli occhi azzurri, per esempio, ripeto, preposizione con, come preposizione di compagnia, vado al mare con Patrizia, preposizione di modo, parla inglese con accento australiano, descrizione, una donna con i capelli neri. E per ultimo parliamo di due preposizioni gemelle, che sono le preposizioni tra o fra. Possiamo usarle come preposizioni di luogo o come preposizioni di tempo. Per esempio, come preposizioni di luogo posso dire Firenze e tra Roma e Milano, o Firenze e fra Roma e Milano, o come una preposizione di tempo, il treno parte tra 10 minuti o il treno parte fra 10 minuti. In questo caso, questa frase vuol dire che mancano 10 minuti alla partenza del treno. Bene, signori, per oggi è tutto. Grazie della vostra attenzione e ci vediamo alla prossima.